Benvenuti a Oltre Tevere, il magazine settimanale di Etrurian TV. Inchieste, notizie, approfondimenti, interviste sui fatti del comprensorio a nord-ovest di Roma. In relazione alle notizie circa l'imminente chiusura dell'ospedale Padre Pio di Bracciano, la direzione dell'azienda ASL RMF comunica di non avere alcuna informazione in tal senso. Al contrario, si sottolinea come siano stati sbloccati i fondi destinati al completamento dei lavori per il nuovo pronto soccorso dell'ospedale, e come nell'ambito degli interventi sociosanitari sarebbe stato finanziato un progetto che vedrà adeguamento e messa a norma della centrale di sterilizzazione dell'ospedale per una spesa di circa 500.000 euro. Inoltre è prevista la conferma dell'autorizzazione al volo notturno per l'elisuperficie di Bracciano. Il sindaco Giuliano Sala invece si è così espresso. Al momento è una notizia che io ho avuto, chiaramente l'ho avuta dalla mia parte, ma ci sono insistenti voci su questo tentativo di recuperare diciamo così, 2700 posti in esubero che ci sono all'interno della Regione Lazio, e questo credo che si voglia fare sui piccoli ospedali. Ora, il piano della precedente amministrazione prevedeva una difesa dei piccoli ospedali e soprattutto prevedeva un rilancio del nostro ospedale con una serie di investimenti che sono stati fatti e chiaramente con un aumento dei posti di ricovero. Vorrei ricordare che nel nostro territorio noi siamo la ASL che in percentuale ha il minor rapporto posti letto abitanti che esiste in tutta la Regione Lazio. Tentato furto in una villa a Ceri, dove i ladri però sono stati sorpresi dal proprietario. I malviventi erano in quattro e prima di fuggire sono riusciti comunque a rubare un'auto parcheggiata nel cortile di casa. Nella stessa notte, e forse gli stessi ladri, si sono introdotti in un ristorante della zona ed hanno rubato una decina di prosciutti. A Civitavecchia, tre romeni di età compresa tra i 21 e i 25 anni hanno tentato di rubare un'auto forzando la portiera con un cacciavite per poi cercare di mettere in moto il mezzo. I poliziotti hanno però sorpreso alle spalle uno dei tre ragazzi che faceva da palo, per poi bloccare anche gli altri due. I tre giovani sono stati associati al carcere di Borgata Aurelia con l'accusa di tentato furto aggravato. Due finanziere ed un ispettore della Polaria in servizio presso l'aeroporto di Fiumicino sono stati arrestati su ordine della Procura della Repubblica di Civitavecchia. In manette, con la pesantissima accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, sono finiti un maresciallo di 48 anni residente a Fiumicino, un appuntato di 34 anni sempre di Fiumicino ed un ispettore di 38 anni di Ladispoli. Un quarto uomo, un ispettore della Polaria in pensione di 48 anni, si è invece reso irreperibile ed è ricercato anche all'estero. Due di loro avevano ritirato da un aereo proveniente da Santo Domingo due borse che si è poi appurato contenevano circa 30 kg di cocaina. Con la complicità degli altri due avrebbero tentato di farli uscire dall'aeroporto eludendo i controlli. Al momento le indagini sono ancora in corso, al setaccio, i tabulati telefonici e lo stato patrimoniale dei quattro uomini. Nello specchio d'acqua antistante Santa Marinella è stata recuperata l'imbarcazione alla deriva dallo scorso 23 settembre, quando gli occupanti del natante vennero messi in salvo a largo di Golfo Aranci. Nell'intervento di salvataggio le avverse condizioni del mare non avevano permesso di recuperare l'imbarcazione, che è andata così alla deriva giungendo nelle acque di Santa Marinella, dove poi è stata recuperata dagli uomini della Guardia Costiera. Una comunicazione che arriva dall'ASL RMF. A seguito di una revisione dei medicinali contenenti rosiglitazone, per il fondato sospetto di un possibile aumento dell'insorgenza di problematiche diverse, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto da alcuni giorni il divieto di vendita dei medicinali denominati Avandia, Avandamet e Avaglim. La ASL RMF consiglia pertanto ai pazienti diabetici di prendere contatto con il proprio diabetologo per una revisione della terapia che preveda la sostituzione di questi farmaci. Ancora disagi sulla tratta ferroviaria Civitavecchia-Roma. L'arrivo di nove navi da crociera nello stesso giorno ha visto riversarsi di numerosi passeggeri sui treni diretti verso la capitale, creando così il caos.
Numerose le proteste e le lamentele dei pendolari che già viaggiano affrontando numerosi disagi e quando si aggiungono i crocieristi la situazione diventa ancora più pesante. Si rende sempre più necessario un intervento che possa risolvere radicalmente il problema, aumentando non solo il personale in stazione per smistare i crocieristi, ma anche una soluzione che possa rendere il viaggio in treno meno drammatico. Questa era la nostra ultima notizia, arrivederci alla prossima settimana.